Oggi vi voglio consigliare due metodi di disegno molto molto utili affinché possiate imparare a disegnare un naso realistico. Il primo è indicato per i principianti, o meglio per coloro che si avvicinano per le prime volte al mondo del disegno e vogliono imparare a disegnare appunto un volto realistico. Il secondo invece è più adatto a chi ha già acquisito una certa abilità nel disegno. A proposito, io sono Fabi e questo è Arte da 1005. Sigla! Un bravo disegnatore, prima di essere tale, deve essere un ottimo osservatore. Ed è proprio sull'osservazione che si basa il primo metodo che voglio consigliare soprattutto ai neo disegnatori. Questo è lo stesso che indicai in un video precedente per poter imparare a disegnare un occhio realistico. In realtà è molto valido anche per poter imparare a disegnare qualsiasi altro soggetto che appartiene alla realtà. Oggi, nello specifico, lo utilizzeremo per poter imparare a disegnare il naso. Esso consiste nello scattare una foto al proprio naso o comunque ad un naso che trovate interessante, cercando di immortalarlo da diverse angolazioni. E meglio se in bianco e nero. Il passo successivo sarà stamparla. Io personalmente mi regolerò con il mio cellulare. Ma ai neo disegnatori consiglio di mantenere sempre la stampa del modello di riferimento in modo tale da poterla osservare con più tranquillità e soprattutto per potervi intervenire sopra con la matita. Prendiamo in considerazione questa foto e osserviamola bene, concentrandoci appunto sul soggetto, il naso. Bisogna esercitarsi ad individuare le linee che determinano la struttura e la dimensione del naso. Voi, se avete dinanzi la stampa in bianco e nero, come vi consigliavo, potete tranquillamente tracciarle su questa in modo leggero e cercare di riportarle sul foglio prendendo la matita come unità di misura per una scala 1 ad 1 o 1 a 2 se volete realizzare il disegno grande il doppio. Andando a mantenere, diciamo, una dimensione con una scala di 1 a 1, quindi volendo rifarlo proprio più o meno di questa grandezza, prendo in considerazione queste misure e bisognerà quindi allenare l'occhio a riconoscere le linee strutturali all'interno di questo soggetto. La prima cosa che vado a stabilire è la base, quindi la larghezza. Un po' come funziona per il disegno davvero, quindi mi riporto questa linea qui che va ad indicarmi la larghezza massima del naso. Quindi la prendiamo bene e tengo presente proprio la parte che va da bordo della narice a quello della punta del naso e più o meno mi riporto questa misura. Daniele, traccio una linea e vado a prendere anche l'altezza del naso. Praticamente posso scegliere sia di tirare una linea in qualche modo perpendicolare alla base, e penso proprio che sia l'ideale per semplificare il tutto, e prendo in considerazione proprio la parte più diciamo incavata del naso, proprio l'attaccatura del naso che sta proprio tra i due occhi, e quindi mi riporto questa distanza. Di fondamentale importanza è riportarci anche la linea dove sono posizionati gli occhi. Prima però tracciamoci appunto l'asse, quello centrale. Quindi troviamo più o meno la metà del naso
e tiriamo su. Deve essere perpendicolare alla linea di base del naso, eh? Ok, quindi diciamo che abbiamo questa linea, e vediamo come la parte centrale della linea perpendicolarmente coincide più o meno con l'attaccatura del nostro naso. Ora, non è che deve essere proprio preciso come disegno, però io vi sto dando delle indicazioni. Poi sicuramente ogni forma di naso avrà un disegno diverso. Prendiamo in considerazione anche l'altezza della narice e ce la riportiamo. Da qui poi il disegno si fa da sé, perché una volta che io ho, diciamo, tirato questa linea mediana, so che più o meno la narice prende proprio metà spazio del naso, quindi mi regolo e disegno la linea che determina la mia narice. Ora io ho preso in considerazione questa linea per la larghezza del mio naso, sicuramente per disegnare la punta devo scendere un pochino giù in questo modo. Qui ho anche un orecchino che si trova più o meno a quest'altezza e accendo anche la curva. Dopodiché, tenendo presente sempre quella linea immaginaria, vado a disegnare il profilo del mio naso. Posso anche aiutarmi tracciando una linea obliqua. Vedete, traccio una linea obliqua che più o meno sta ad indicare il profilo, e poi vado a cogliere quelle che sono proprio le caratteristiche del naso. Io ho anche una leggera gobbetta, come potete vedere, poi c'è questa leggera rientranza e la punta. Ora, questo è una foto a colori, sicuramente con una foto in bianco e nero si riesce a captare meglio gli effetti di chiaroscuro. Quindi qui ci sarà l'occhio e qui questo è lo spessore praticamente del mio naso, e a questo punto, se non riesco più a captare altre caratteristiche a livello visivo, posso ricorrere al tatto, e ricorrendo al tatto e toccando il mio naso mi rendo conto che questa parte qui è sicuramente incavata rispetto magari al corpo centrale del naso, quindi al dorso, e sicuramente sarà più scura, così come è molto più scura la parte laterale della narice, questa qui. Sicuramente il disegno cambia in base a come vogliamo immortalare il naso. Bisogna andare anche qui ad intuire quelle che sono le linee di costruzione della struttura. Ad esempio, come potete vedere, questo è piuttosto un naso a patatina. E faccio la stessa cosa, mi prendo più o meno questa dimensione e traccio una linea, vedete? Prendo anche la metà del naso, più o meno mi traccio questa linea mediana e mi prendo l'altezza del naso. E da qui è facile poi stabilire qual è praticamente la dimensione della narice, più o meno è questa, prende più o meno la metà di questo quadrante, vedete? Quindi è facile anche lì andare a tracciare
un primo profilo che poi vado sicuramente a perfezionare via via. Poi sicuramente lì anche l'occhio bisognerà allenarlo un pochino, però man mano che traccio dei punti e delle linee va a determinarsi il disegno. Vedete, qui c'è questa linea mediana immaginaria, qui nasce l'altra narice e me la vado a disegnare. Inizialmente quello che dovete fare è un esercizio, quindi non è che deve essere proprio uguale all'originale. L'importante è però riuscire a capire qual è la struttura del naso, come è fatto un naso. Vediamo ora il secondo metodo, quello che mi sento di consigliare a coloro che hanno acquisito una certa abilità nel disegno e vogliono provare a disegnare un naso realistico senza per questo dover per forza ricorrere ad un modello di riferimento o ad un modello da copiare. Non si può disegnare un naso realistico senza tener presente la posizione degli occhi. Quindi disegniamo una linea sulla quale si intersecano tre cerchi di uguale misura. Quelli esterni determinano la grandezza degli occhi, mentre quello centrale la larghezza massima del naso. Facciamo scendere da ciascun condotto lacrimale una linea perpendicolare a quella degli occhi e stabiliamo l'altezza del naso che disegneremo frontalmente. Questo sarà appunto un naso normale, un naso che non ha chissà quali caratteristiche. Tireremo una linea mediana che passa appunto tra le due parallele e andiamo a disegnare il nostro naso. Allora, come prima cosa vi consiglio di disegnare un bel cerchio centrale più grande e lasciare i due lati per cerchi uguali ma più piccoli. Questo centrale sarà appunto la punta del nostro naso, mentre quelli più piccoli saranno le narici. Questa è la situazione in cui andiamo appunto a disegnare un naso in posizione frontale. Nel caso di un naso all'insù invece, un naso cosiddetto alla francese, vedrò più narice e quindi più spazio sottostante. E quindi più attaccatura naso-bocca. Nel caso invece di un naso aquilino avrò una punta più accentuata, narici più lunghe, vediamolo anche ad esempio di profilo. Per intenderci è il classico naso alla Dante Alighieri. Narici più lunghe, magari anche più alte, creo una gobba molto evidente. E anche qui mi servo delle ombre per andare ad accentuare determinate parti. Bisogna dire che lo schema cambia un po' in base alla forma del naso che si vuole disegnare. Oggi ho cercato solamente di darvi una piccola infarinatura, un piccolo consiglio per fare in modo che vi avviciniate al mondo del disegno realistico con tutta serenità. Esercitatevi, mi raccomando, con l'esercizio costante si può veramente arrivare lontano. Potremo approfondire questo argomento in un secondo momento. Nel frattempo spero tanto che il video di oggi vi sia piaciuto e che vi possa tornare utile. Se è così, lasciatemi un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se vi fa piacere e ricordatevi di attivare la campanella per non perdere tutti gli altri video di Arte da 1005. Ci vedremo alla prossima se lo vorrete. Ciao!